Buonasera Maurizio Poli, Restart. Ricordiamo sempre che il cerino sfregato nel buio fa più luci di quella che crediamo. Questa sera, grande puntata, come tutte le serate di Restart, e molto particolare. Tanto passo a salutare le mie collaboratrici. Buonasera, buonasera, buonasera ragazze, tutto bene? Tutto, tutto bene. Assolutamente sì. Buonasera Ilda. Buonasera Maurizio. L'abito viene dal tuo armadio? Solita domanda, stavolta no. <ride> non viene dal tuo armadio? No, da viene chi vi? da un negozio di Brescia, Ego Shop. Che salutiamo? Salutiamo la proprietaria Marta Pedrotti. Che ringraziamo, intanto grazie. ci dà questa possibilità di sfoggiare State i suoi beni. Belle... Stai benissimo. Molto. Stai bene? <ride> Sta bene, Barbara? Sta benissimo. Grazie. Benissimo, dopo torniamo a lei. Presenta tutti gli ospiti. Allora, questa sera, come dicevi tu, abbiamo una puntata ricca di ospiti e cominciamo con Davide Giacomini, sindaco di Rezzato. Buonasera. Buonasera. Antonella Montini, sindaco di Brione, buonasera. Federica Taddei, vice sindaco di Nuvolento, buonasera. Maria Teresa Vivaldini, sindaco di Pavone del Mella, Pavone del Mella giusto? Esatto, okay. buonasera. Cristina Almici, sindaco di Bagnolo Mella, buonasera. Stefano Arienti, sindaco di Più Bega, giusto? Più. Più, Più Bega, Bega. perfetto. Buonasera. E poi come al solito Giusy Biondelli, amministratore delegato di Your Solution Buonasera a tutti E Paolo Latorre, amministratore delegato Financial Club Buonasera, buonasera a tutti Buonasera, grazie Puntata, puntatona Molto puntatona questa sera, molto, molto ricca Paolo, un parterre incredibile è Straordinario, è un casino Ah. La larga, la è telecamera molto... che la larga, ho già visto che sta facendo fatica. A non sì. riuscire a farci un'inquadratura, sì. e oltre ad essere in otto, al di qua della telecamera, siamo almeno altrettanti, se non molti di più dall'altra parte. Perché, perché dobbiamo perché salutare l'assessore abbiamo... direzzato. Allora, dobbiamo salutare l'assessore Pasini di Rezzato e poi abbiamo un parterre de con Claudia Zicca e Luca Gornieri di Financial Club. Incredibile la su zicca qua da noi, eh? È fantastico. Mm -hmm. Guardieri ci contavo, ma la zicca. Sono emozionato sia per la presenza dei sindaci che per la presenza dei colleghi dopo 50 puntate. <ride> Benissimo. <ride> Eccoci Torniamo qua. A noi. Torniamo a noi. Social. Vi ricordo le nostre pagine: pagina Facebook Restart2015. Su Twitter potete seguirci su Our Advisor e il nostro sito internet www.your-solution.it. E salutiamo il nostro fotografo, se no smette di scena. Assolutamente no. sì, salutiamo Eric Signorini che ci segue sempre facendoci numerose foto. Che vanno poi sui social. Esatto, quindi Per seguirci. Mi hanno detto, finalmente, Maurizio, fatto... smettiamola col tuo telefonino. Foto Fos professionali. Foto professionali <ride> sono belle, sono tutti contenti. Veniamo alla puntata di questa sera che parla del valore aggiunto di essere sindaco. Di solito a Restart abbiamo le aziende che narrano la loro storia, gli imprenditori che parlano della fatica che fanno o dei loro piccoli successi e, come al solito, a Restart vogliamo dare dei piccoli segnali positivi che vengono dal territorio. Abbiamo scelto un po' di comuni così piccoli, medi, per dare veramente una fotografia dello spaccato che c'è sul territorio e. Ricordando sempre che un sindaco, anche lui ha una birra in mano, non è una bacchetta magica, i problemi ci sono, le risorse sono poche e deve far quagliare questa cosa qui, cercando di portare positività nel suo territorio con quello che ha, cioè agiscono con le armi che hanno, a volte sono armi spuntate. Io questi sindaci li ho seguiti molto sui social, prima di invitarli molto, e tutte le fotografie e tutti gli eventi che ho visto sono presenti sul territorio, vanno alle manifestazioni. Sono sul proprio On the Road Again, come direbbero quelli bravi, sono sul territorio seguendo quello che fanno gli artigiani, le attività sociali, le attività che vengono proposte dalle loro associazioni e ci sono sempre. Quindi un sindaco che lavora anche 18-20 ore tra il suo lavoro, la famiglia e quello che fanno a livello proprio personale. Questa è la fotografia media di un sindaco. Bello avere la fascia di sindaco con la bandiera italiana. Oggi è il 4 novembre. Giornata delle Forze Armate, ricordiamo, ma la fatica di essere sindaco. Rezzato, la fatica di essere sindaco. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Prima della fatica di essere sindaco, direi soprattutto l'onore e la fortuna di essere sindaco. Sicuramente non è un periodo facile per l'economia, quindi per le persone, di riflesso anche per i comuni, ma è un onore essere sindaco, avere la possibilità di incontrare tante persone e cercare di fare il possibile per, per aiutarle. Per cui eh, la fatica c'è, le risorse sono poche, ma questo deve essere anche uno stimolo a cercare eh, di utilizzarle al meglio e poi soprattutto quando si riesce a risolvere i problemi delle persone credo che sia la soddisfazione. Torneremo presto da lei per qualche notizia da territorio. Salutiamo. Buonasera. Barbara, cosa c'è? Antonino, cosa c'è sul tavolino lì? Non capisco. Ci sono delle mele. Sì, cosa c'è? Ci sono delle mele, sì. e come dicevamo prima nel backstage, sono mele autoctone, Davvero? cioè del territorio. Ma Passagli pure questa parola autoctona, anche per me era bellissima. Sì, anch'io innanzitutto ringrazio per questo invito. Ehm, è vero, sono mele di Brione, noi siamo reduci da una sagra delle mele Ho visto che su Facebook. abbiamo festeggiato il 16, 17 e 18 eh, di ottobre. È un modo per valorizzare il nostro territorio, che è un territorio che ha moltissime potenzialità. Il nostro è un comune piccolo che si trova tra la eh, Francia Corta e la Valtrompia. È vero che sono tempi difficili e fare il sindaco oggi è davvero un servizio importante e ehm, richiede sacrificio. È altrettanto vero che occorre anche fantasia e creatività perché anche le piccole realtà... Meritano un'attenzione che troppo spesso non è stata data e secondo me è importante valorizzarle. Va bene, questo è già un bel segnale. Nuvolento dove è ubicato per chi ci segue, perché siamo in tutto il nord Italia, siamo anche in streaming www.rtbnetwork.eu o.it, quindi ci stanno seguendo all over. Allora, Nuvolento rimane a pochi chilometri da Brescia tra Lago di Garda e Brescia, eh, è un piccolo comune, ha 4.000 abitanti e è come, come entità e come eh, Nuvolera piuttosto che eh, altri paesi è vicino a Rezzato e proprio con Rezzato, Nuvolera, Mazzano, Castenedolo, Botticino e Serle e abbiamo eh, co eh, costruito un servizio, un nuovo servizio che non era presente sul territorio, È un servizio che vuole portare ottimismo, positività alle aziende perché viene in aiuto delle aziende, non vuole risolvere i problemi delle aziende ma offrire nuove opportunità. Per questo abbiamo lanciato il mese scorso lo sportello agevolazioni, uno sportello che siamo riusciti a realizzare grazie a Financial Labs e, e alla cooperazione degli assessori eh, al commercio perché c'è stato un lavoro insieme energia importante e siamo riusciti a portare a termine eh, o meglio iniziare portare a termine un, un progetto a iniziare esatto, questo nuovo servizio per offrire alle imprese l'opportunità di avere una volta al mese un consulente per loro gratuito a rotazione nei comuni ma tutti gli imprenditori del comune residenti e che hanno aziende eh, fuori paese oppure eh, che hanno l'azienda all'interno del paese possono accedere a questo servizio, possono avere una consulenza da parte di persone serie, professionali, che eh, non richiedono quindi direttamente alcun compenso per dire guarda c'è questa oh, quest opportunità. Agisci, fai, presenta. Puoi il band, portarla? Eccetera. È adatta per te? Questa, cosa, questa soluzione potrebbe essere esatto. adatta per la tua azienda. E' è andata a buon fine. Soprattutto poi quando Antevera Paolo ci dirà che sono le micro piccole aziende. Una cosa brevissima, Brava. è stato un super successo perché abbiamo tutti gli appuntamenti prenotati fino a dicembre e stiamo già pensando di continuare questo servizio anche e implementarlo, quindi creare un altro posto. Poi Paolo ci dirà ancora qualcosa di più. Certo. Buonasera Maria Teresa. Buonasera, Maria Teresa Vivaldini, sindaco di Pavone del Mella, un paese piccolo, siamo quasi 3.000 abitanti della bassa Bresciana. Piccolo, ma una piccola isola felice, nel senso che siamo fortunati perché la disoccupazione da noi non è altissima, perché abbiamo delle aziende importanti che, che ci aiutano e quindi a a eh, questo problema eh, soprattutto i fratelli Bonometti che sono anche dall'amitizzato in una grossa fabbrica che è la Ida eh, di giapponesi e entrambe circa assorbono 600 dipendenti e per noi sono un grande salvavita E l'ex Roda? L'ex la Ida? Rovetta, Rovetta. rovetta, 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 no, sì, rovetta. rovetta. Poi abbiamo la FMB dei fratelli Bonometti e poi tutto l'indotto che questi creano delle altre aziende che ci sono sul nostro artigiani territorio. Artigiani che fanno esatto, il servizio. Esatto, artigiani che fanno il servizio. Quindi diciamo che il nostro compito è quello di mh, sostenere queste aziende, rimanere in loco e come nel caso della FMB che si sta allargando di non andare a farlo da un'altra parte, ma abbiamo, eh, li abbiamo sostenuti affinché restassero a Pavone del Melle e quindi nei prossimi tre anni ci saranno... Ancora 100 assunzioni perché si stanno allargando, perché hanno preso una commessa Insomma, per l'Alfa la, Romeo. 100 assunzioni nel 2015, mi sembra che sia sì. un numero pesante in tre per, anni. 15, per qualsiasi esatto, comune. In tre anni. è Un numero abbastanza pesante. Sì, per noi è stato un grande, un grande aiuto e lo sforzo del, del, della mia giunta, quindi del, eh, del, dei miei assessori e dei miei consiglieri, è stato proprio quello di cercare di lasciare l'azienda eh, nel nostro comune e non farla... Eh, perché sa, volevano andare a Maranello, di qua e di là, insomma, dove ci sono c'è l'automotive, la eh, esatto. Noi abbiamo cercato di lasciarli, e, Bonometti, e i fratelli Bonometti sono stati molto attenti a questo, al nostro territorio, e noi li ringraziamo. Bene, bene, una bella notizia positiva. Buonasera. Buonasera, io sono Cristina Almici, sindaco di Bagnolomella. Bagnolomella è nella bassa Bresciana, a 10 km da Brescia a sud. Eh, abbiamo 13.000 abitanti, è una cittadina, perché noi abbiamo il titolo di città, è una cittadina che eh, presenta il proprio territorio in gran parte dedicato all'agricoltura e poi abbiamo invece delle realtà abbastanza importanti, delle fonderie che hanno eh, il lato negativo di essere molto vicini al nostro centro abitato perché lo sviluppo del nostro paese non è avvenuto in senso organizzato ma abbastanza in maniera... Convulsa. Eh, Esatto, per cui ci sono case e, e aziende che si eh, susseguono nel nostro territorio. Devo dire che però abbiamo la fortuna di eh, trovarci in un territorio che comunque nonostante le difficoltà non ha la presenza di aziende molto grandi eh, che per cui essendo differenziate, essendo abbastanza numerose, in questa situazione di difficoltà hanno consentito di differenziare diciamo così, la difficoltà legata al momento, per cui di bilanciare la situazione. Bilancia la situazione. Sicuramente la situazione è difficile, però è un territorio particolarmente attivo. Infatti, devo dire che eh, noi abbiamo avuto in questi anni delle richieste di SUAP, che sono le pratiche le, delle aziende di ampliamento. Ne abbiamo una particolarmente grande che ci sta impegnando eh, da diverso tempo. Abbiamo avuto comunque degli interventi consistenti anche sul nostro territorio, in questi anni vi siamo riusciti a realizzare una farmacia comunale, la prima farmacia comunale a Bagnolo dopo due private, siamo riusciti a cambiare in parte la viabilità del paese in ingresso che era particolarmente problematica e adesso invece essendo nell'ultima fase del mandato elettorale stiamo cercando di concretizzare tutta una serie di opere sul nostro territorio. E mi auguro che questo sia da stimolo eh, anche alle realtà territoriali perché ovviamente eh, ci rendiamo conto che gli enti locali devono essere anche un po' da traino rispetto alla situazione di difficoltà che stiamo attraversando. E infatti sono orgogliosa perché il, lo scorso 26 ottobre siamo riusciti ad aggiudicare eh, la costruzione del nostro asilo nuovo. È un asilo che tra l'altro è stato assegnato a un'azienda del nostro territorio, la Moretti General Contratto di Erbusco, per cui questo dà una dimostrazione del fatto che saranno comunque aziende del nostro territorio che lavorano e che realizzeranno tra l'altro un intervento che è oltre 4 milioni, di cui 3 ricevuti a fondo perduto. Oltre le bollicine in Francia Corta fanno anche gli asili, insomma. Ecco. Esatto, ma tra l'altro oh, particolarmente bello, per cui ci auguriamo che sia un bel traino per il territorio. Bene, bella, belle notizie. Oh. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie Maurizio per l'invito. Grazie a te. Che Mi associo sei. i tuoi complimenti all'abito di Hilda. Grazie che lo indossa anche in modo molto elegante. Non grazie. è mai successo questa cosa qui. No, pubblico quindi... dai ospiti. Di Hilda. <ride> Insomma, bisogna apprezzare, hai detto le cose positive. Certo, eh, certo, certo hai ragione Bene, bene, e bene. Possiamo grazie. condividerlo tutto. Bene, 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 eh, bene. Piubega? Piubega, penso di essere intruso, truso. No, intruso. no intruso. arrivo dalla provincia di Mantova, dall'Alto Mantovano, è un piccolo paese, 1800 abitanti. Facciamo parte dell'Unione delle Torri con il quale siamo partiti con questa avventura il primo di gennaio per adeguarci alle nuove normative. È stata una scommessa, sta andando avanti. Eh, diciamo dire l'Unione delle Torri? L'Unione delle Torri è un'unione di comuni. Quanti sono? Sono, so, sono quattro comuni, c'è cioè Gazzoldo, Degli Ippoliti, sì. Redondesco, Mariana e Piubega. Quindi è una, si va verso sempre di più, lasciando questi in questi convenzionamenti, esatto. in queste unioni di, esatto. di, di comuni. Il nostro è un territorio eh, prevalentemente agricolo, vive di riflesso del distretto della calza di Castelgofredo. Siamo nell'alto mantovano tra Asola, Castelgofredo e Castiglione. Di conseguenza c'è il polo della calza, come dicevo prima, che anche questo è in crisi. La via della calza. Bravissimo. E poi c'è una grossa azienda metalmeccanica, la Marsegaglia, a Gazzoldo, che eh, porta molte, molti posti di lavoro e assicura diciamo, eh, l'economia reale del territorio. Diciamo che eh, dal punto di vista eh, economico il nostro distretto, essendo prevalentemente agricolo, eh, non è che eh, sta brillando in questo momento. Perché, sappiamo eh, che i suini hanno i loro problemi bravissimo allora abbiamo qualche, eh, qualche azienda che eh, ha fatto domanda per il PSR c'è qualche azienda agroalimentare di spessore sul territorio che anche lei ha chiesto un, un ampliamento però l'economia effettivamente non è che sta brillando sappiamo il prezzo del latte e quello che bravissimo. è quello tutto, che sta tutto quello che riguarda il prezzo dei prodotti agricoli eh, vediamo che non vengono valorizzati ma i costi invece? continuano a crescere abbiamo avuto qui il, eh, Ettore Prandini con... Eh, nella sua associazione abbiamo Bravissimo. parlato, abbiamo approfondito anche queste tematiche che non sono secondarie. Chiamandosi primaria attività l'agricoltura. Quindi Bravissimo. non dimentichiamoci che veniamo tutti da lì e queste mele qua, da qualche parte, qualcuno le deve aver piantate e raccolte. Bravissimo. Ma chiuso la parentesi. Infatti, come dicevi tu prima, accennavi il valore aggiunto che può dare un'amministrazione oggi eh, da sindaco, eh, ti dico. Portare ottimismo, portare eh, positività e cercare di risolvere i problemi dei cittadini. Quando un cittadino si rivolge all'amministrazione, cercare di agevolare, cercare di, eh, sempre rispettando le regole e non creare ingiustizie, cercare di dargli delle risposte, fare in modo che eh, questa burocrazia farraginosa venga meno e quindi dare delle risposte più pronte, soprattutto le aziende perché oggi stanno soffrendo e di conseguenza bisogna dare un impulso, ricordiamo non sempre, è semplice ricordiamo sempre che il peso della burocrazia, riguardando le piccole non parlo delle grandi aziende che sono organizzate, che dedicano risorse cioè personale, eccetera a sbrogliare le matasse burocratiche le piccole e medie aziende, agricole che non agricole, artigiane, eccetera soffrono tantissimo delle cose, ne abbiamo parlato con le start up con i giovani dell'IB, che le abbiamo avuti ospiti qua, poi ero Paolo in cui la problematica solo di una start-up che deve diventare accesso al, al registro della Camera di Commercio come startup innovativa, le forche caudine sono una passeggiata di salute. Quindi la burocrazia è toccata un tasto pesantissimo e se il comune può fare qualcosa nei suoi limiti, ricordando sempre che il sindaco ha un abiro e non una bacchetta magica in mano, può aiutare Bravissimo. la comunità in questa maniera qua. Bravissimo. Il sindaco poi eh, per dare positività ha bisogno di una squadra? e eh, effettivamente eh, mi vanto di aver eh, costruito una bella squadra anch'io ho rispettato le quote rosa come vediamo qua questa sera eh io le quote amministrazione... rosa le ho rispettate appieno <ride> questa sera, un po' dir niente guarda, eh, condivido pienamente la tua riflessione e dico che è anche un esempio importante per le istituzioni eh, sono qua molte donne ma anche nella mia amministrazione ci sono 5 ragazze su 8, <ride> quindi vuol dire che eh, la gente crede nelle quote rosa crede nelle donne perché danno un valore aggiunto. ma perché fanno? E danno l'esempio veramente, veramente. perché la persona veramente. ha bisogno non solo di dire io ci sono, sono il sindaco, faccio eccetera, ma ha bisogno di vedere Bravissimo. che tu stai facendo qualche cosa Bravissimo. e meni le mani in qualsiasi cosa ci sia sul territorio. E se c'è l'assessore delegato dal sindaco o c'è cioè il sindaco con il suo assessore. Lì si vede la differenza la e queste cose possiamo così. vederle in questi piccoli, la città di, di Bagnolo, negli altri piccoli comuni che sono qua, medie e piccoli, ho voluto fare proprio questa, questa distinzione qua per vedere cosa tocca e cosa sente il cittadino, perché alla fine se il mio territorio mi dà la scuola, c'è l'asilo, c'è un po' di attività economica, forse la casa ce la faccio lì, forse i miei soldi li spendo su quel territorio e forse... Quel, quel paese lì ha prosperità, giusto? Infatti un fatto importante è quello di mantenere i servizi, partendo dalla scuola, partendo da tutte quelle cose che servono alla gente, per essere tranquilli sulla sicurezza, sul discorso della viabilità, quindi eh, la gente oggi eh, è, molto, è molto attenta anche alla macchina amministrativa è molto attenta a quello che si fa e come si spendono i soldi. Eh beh, meno oggi, male, meno eh, male. Faccio i complimenti alla collega che mi dice che sta facendo l'asilo la materna nuova, eh, col patto di stabilità, con tutte queste limitazioni, oggi è un'impresa. Eh, noi stiamo cercando anche noi di fare delle opere importanti, però i cittadini oggi vogliono che gli copri le buche che ci sono nelle strade, che eh, hai un decoro del paese, quindi dare dei servizi e mantenere quello che c'è. perché È molto difficile? Anche perché ricordiamoci bene che un comune con un certo decoro, alla fine, dopo parleremo anche di quello, c'è un po' di marketing territoriale e forse con la mera vado a vedere dove è stata prodotta e magari mi fermo in quella trattoria e magari mi dormo anche in quel bed and breakfast. Mm -hmm. Magari se tutto è bello e pulito, c'è cioè qualcuno che fa. E l'agricoltore che ha tenuto pulito il campo, c'è anche un bel panorama a prescindere, no? È una sinergia, Noi dobbiamo spingere sulle sinergie, dobbiamo cercare di coinvolgere i cittadini, le associazioni, che sono il valore aggiunto di una comunità, e bisogna lavorare in questa direzione. Bene. Dobbiamo fare un po' da cardine e far ruotare tutto attorno a queste cose. Dopo, quando torneremo, faremo un'altra carrellata. Tenetevi un vostro evento positivo che, avete, che volete rimarcare del vostro territorio, che sia economico, che sia sociale, una cosa che vi, vi piace ricordare. Giusi? Sto per. Cioè, ce la posso fare questa sera? Ce la possiamo Ma, fare. Direi che stiamo andando ce bene, Giù. Sì, benissimo. sì, assolutamente. Cosa ne pensi dei, dei, dei comuni, delle loro attività, della protezione del sindaco o dei suoi cosa ne pensi? Beh, sicuramente alcune tematiche Stefano le ha toccate. La rappresentanza femminile dell'Equaterosa qui stasera è, mh, sottolinea l'importanza che la donna ha all'interno di una realtà istituzionale come il comune, della capacità di gestione del tempo, cosa che, di organizzazione del tempo, essendo abituati con la famiglia e col lavoro. Sicuramente nelle altre puntate abbiamo parlato di protezione del business aziendale e in ambito dei, di comuni possiamo parlare di due rischi che i sindaci devono gestire e con i loro collaboratori, con i loro team. In primis sicuramente la responsabilità civile verso terzi, quindi la responsabilità amministrativa dell'ente, laddove appunto ci diceva Stefano ci sono le buche, il dissesto del manto stradale, le varie manutenzioni, la carenza nella manutenzione, una luce che si è bruciata, cioè tutto quello che può essere il danno recato a terzi, l'ente ne è responsabile. Pertanto, spesso ci si trova a dover sostenere dei costi importanti in termini di copertura assicurativa. Che pesano sul bilancio comunale. Purtroppo poi negli ultimi anni si è, si è assistito ad un aumento dei sinistri. Vuoi perché la normativa prevede l'indennizzo diretto? Vuoi per questo periodo di crisi, quindi mentre magari in passato si poteva essere un pochino più tolleranti, oggi la richiesta di, di indennizzo è molto più eh, pressante e frequente. Eh, questo ha portato le, mh, i premi a crescere, a, a franchigie, ad essere più elevate, per cui questo è un ulteriore costo e aggravio all'interno del bilancio comunale. Questo è un ambito pesante che deve gestire il sindaco. Poi invece, se parliamo dalle persone, come spesso abbiamo parlato nelle nostre puntate all'interno delle aziende, possiamo dire che anche a livello personale è importante circoscrivere quelle che sono le responsabilità amministrativo contabili, perché la Corte dei Conti. Tutto quello che è l'ambito di azione della Corte dei Conti, che può imputare responsabilità ai, al, diciamo, ai funzionari piuttosto che ai, alle persone che lavorano in ambito pubblico e che rappresentano la pubblica amministrazione, e quindi responsabilità personali. Anche lì ci sono delle coperture che i sindaci devono pensare, però sono coperture personali, quindi altro aggravio di costi. Quindi questi sono, sono due ambiti diciamo, di protezione. Dove... Non ci penso, faccio il sindaco, trurallero, trurallà, invece... Molto spesso nel primo caso, nelle responsabilità amministrative dell'ente, verso terzi, si è portati a pensare che possa essere, possono essere delle coperture che un comune può fare a meno di fare. Però spesso cosa succede? Che il comune per timore di un incidente mortale piuttosto che di responsabilità più ampie Beh, preferisce tutelarsi perché altrimenti il rischio ad un esborso ben più ampio potrebbe essere troppo pesante per il bilancio comunale e queste sono preoccupazioni importanti per dei sindaci, anche perché ormai adesso parliamo di territori ampi, parliamo di manutenzioni che sono sempre più impegnative e pertanto è giusto che un sindaco si tuteli per evitare che ci siano esborsi troppo importanti. Bene, bene, poi torneremo da te Giussi, per loro torneremo da Io te. Io sono delusissimo però Maurizio, Certo. perché stiamo diventando la faccia bella di Ballarò, cioè non litigano tra di loro. <ride> no, no, non cioè, si sono azzannati. No, noi volevamo tirare sulla puntata. Sì, con un po, po' di, di movimento, qualche insulto. Qualche... Sì, si fanno i complimenti. Presto. Ancora, eh, però siamo, siamo già quasi a metà, puntata, quasi metà puntata e non il, ci sono niente... Il colpo di teatro fatelo nel giro di una decina Un di minuti, se sì, cioè, andate sennò via quel paese, se no non funziona. Non, non, guerra, non, funziona eh. non ci puntata, credono che però, ci siano notizie positive. Né? A parte gli scherzi, eh. mh, seriamente è passata metà puntata e non abbiamo ancora parlato e Spero che non lo faremo fino alla fine della puntata. Di politica, abbiamo parlato di persone, di economia, di aziende. E questo secondo me è il lato bello, di, è il lato che volevamo far passare, era quello che volevamo trasmettere nei sì. confronti di chi ci segue: far capire che in realtà il sindaco è una persona che lavora sul territorio. E nel territorio ci sono persone, ci sono cittadini, ci sono aziende e le iniziative che i vari comuni stanno portando avanti le stanno portando avanti per tutelare le loro aziende, okay. e il loro territorio e le loro persone. Federica la, ormai ha fatto tutto il lavoro che dovevo fare io perché ha spiegato molto meglio di come avrei potuto fare il servizio che stiamo portando avanti con i comuni, con l'unione dei comuni di cui fa parte, anche non volerano e rezzato. Ed è un servizio che a noi ha sorpreso sia per l'innovatività della tipologia sia per l'attenzione che hanno voluto mettere nei confronti del loro territorio, delle aziende del loro territorio. Ci hanno chiesto di collaborare, di portare avanti un progetto insieme e noi non pensavamo. Che, che sarebbe andata così bene e le aziende del territorio, anzi... Eh, se vogliamo ricordare, abbiamo i prossimi appuntamenti. O meglio, il prossimo appuntamento che faremo è già in overbooking, quindi troppe aziende si sono iscritte e le abbiamo dovute spostare alle settimane successive. La prima disponibilità è a dicembre. Quindi, tutte le aziende del territorio che vogliono in qualche modo iscriversi ed approfondire, visitate i siti dei comuni, ci sono tutti i riferimenti per partecipare allo sportello. Perché abbiamo avuto molte più adesioni di quelle che potevamo pensare. Bisogna dire che oltre alla mail, bisogna andare anche noi sul territorio, bisogna uscire andare incontro fisicamente al agli impegni dell'imprenditore e di suoi Quello sono tutti sindaci giovani e bellissimi e Devo dire che se sono tutti me sindaci. è un valore aggiunto. Sì, sì, sì è, vero, è vero, Donne e giovani. Donne gente e giovani. gente che Il top. Il sindaco di Rezzato però c'ha la barba come te, non capisco <ride> questa cosa. <ride> Mi ha detto che agli stringhi abbiamo dovuto qualcosa, sì, esatto. mettere qualcuno che facesse un po' scadere devo dire che ci ha pensato, e... la, la strategia della, della puntata l'ha fatta Barbara. Quasi geometrica, la Quasi diffusione. geometrica, è stata, Barbara, <ride> è stata Barbara, colpa della Barbara. Comunque, la puntata è ragione. Qui stiamo vedendo delle notizie positive. Per fortuna stiamo dando dei segnali senza urlare, senza eh, recriminazioni di nessun genere, cercando di portare le proprie esperienze al servizio degli altri. Come dice un sindaco, sono stato eletto dal 50% della popolazione. Col mio operato, col mio fare, devo convincere qualcuno, anche chi non mi ha votato, e dire che sto facendo delle cose giuste, anche se in quel momento lì sono pelato e magari non gli piacevo. Giusto, giusto. Giusto, benissimo. Torniamo e ripartiamo subito in, in lancia e resta da rezzato. Qualche notizia che ti piace rimarcare del tuo territorio, Sindaco? Ah, eh. La notizia principale è già stata data, che è quella dell'avvio dello sportello, che ci fa davvero piacere perché spesso le piccole e medie imprese hanno grande vitalità, grande voglia di fare, ma è difficile accedere ai bandi perché eh, non, non si conoscono, c'è una burocrazia complicata, eh, non c'è il tempo perché poi il piccolo imprenditore giustamente si focalizza sul suo business e quindi questo sportello veramente va nella direzione di aiutarli. Notizia che mi piacerebbe sottolineare: più che una notizia, è una storia che parte dal 1839 che è l'Istituto Vantini, un centro di formazione professionale, il primo della Lombardia che sosteniamo con grande convinzione, eh, supportati anche da Botticino, che è un altro comune limitrofo, e Brescia. E eh, Questo istituto si occupa della formazione dei giovani, della formazione professionale nel campo della lavorazione del marmo, che è una delle attività. Eh, economiche presenti a, a Rezzato e, e dall'altro punto di vista invece nella preparazione degli operatori meccanici. Pensate che per il corso di operatori meccanici il 94% dei diplomati trova lavoro entro sei mesi dal diploma, un lavoro stabile, qualificato e quindi credo che questa sia una bella notizia, sia un'istituzione da, da sostenere e lo facciamo con convinzione. I comuni non hanno tantissime armi per sostenere le imprese ma le abbiamo già sentite eh, bisogna metterle in campo tutte per cui quante lievi formazione... ci, ci sono allora sono eh, complessivamente 800 allievi all'anno per 12.000 ore di formazione quelli che poi seguono i corsi eh, più operativi del, del diurno sono eh, due classi una sul marmo e una sulla, sulla meccanica e i risultati sono davvero sorprendenti sono quelli che vi ho detto questa è la formazione la cultura formativa la cultura anche di formazione di operai specializzati in cui il territorio bresciano, guarda caso, ci sono aziende metalmeccaniche, aziende ad alta anche tecnologia per usare macchine a trasformazione numerica o digitali o quant'altro e serve gente preparata, non solo manager ma serve anche chi fa le cose, quindi complimenti a questa, a questa bellissima iniziativa perché la cultura formativa è importantissima. Salutiamo a casa il professor Mazzolini che doveva essere nostro ospite, che è anche lui un po' diciamo, il regista di alcune di queste apparizioni qua in tv. Che non, eh, eh, salutiamo e ringraziamo lo stesso anche se non è qua con noi. Torniamo alle, me alle mele. Alle... Non abbiamo solo le mele. Lo so, il sindaco. Abbiamo una ristorazione molto attiva. Ecco, il presentatore con... qui è interessato a questo aspetto qui. Sì, eh, sì, la bene. nostra specificità e lo spiedo brionese che è molto apprezzato e quindi è bene sottolinearlo nonostante quello che dice l'OMS noi ce ne assaggiamo lo spido quindi coltivazione <ride> dei frutti che tra l'altro in questo momento sta attirando anche diversi giovani ci eh. sono giovani che hanno un'attenzione per il territorio maggiore rispetto al passato perché è vero che le mele fanno parte di una storia che hanno caratterizzato diciamo, la storia del nostro paese, ma è il recupero è eh, doveroso da parte dell'amministrazione comunale cercare di incentivare questa nuova coltivazione che è possibile perché la terra è buona, perché la valorizzazione del, del territorio è importantissima. Paolo, se certo. ci saranno dei PSR per piacere? Al comune, no, mandare al Ma già abbiamo sentito parlare da più di un sindaco anche in modo indiretto di, di contributi di finanza agevolata di quanto possa essere importante il contributo per il territorio. Perché l'asilo ha avuto una quota di cofinanziamento importante. Le aziende del territorio mantovano hanno portato avanti i loro progetti attraverso il piano di sviluppo rurale con due sindaci o meglio con un sindaco e un vice sindaco presenti stiamo portando avanti lo sportello, quindi tutto sommato la finanza agevolata si sposa molto bene con l'argomento che stiamo portando Poi avanti. Poi le cose positive che mi piace ricordare sono molte, perché come sono molte le difficoltà nei piccoli comuni, lo dicevo prima, è anche vero che spesso si parla di piccoli comuni ehm, come un peso per l'Italia, in realtà non è così, perché se pensiamo ai costi della politica nei piccoli comuni è quasi tutto volontariato. Io ho una squadra di giovani e praticamente a livello di indennità non vi è quasi nulla. Quindi è un servizio davvero per il cittadino perché il comune è l'ente più vicino al cittadino e quindi eh, è vero quel che diceva prima il collega di Mantova, è importante saper dare eh, una risposta a tutti i problemi dai più piccoli ai più grandi. Noi siamo in fase di eh, servizi associati, non abbiamo l'unione, è eh, una importante novità, non facile, però può essere anche positiva in alcuni casi. Eh, la nostra parola d'ordine è collaborazione. Noi collaboriamo già da tempo con diverse realtà, abbiamo un servizio di segreteria in comune con Gussago e con Poncarale, abbiamo eh, l'istituto comprensivo con Ome, Monticelli. E Polaveno. Quindi in Francia Corta adesso stiamo ragionando per un piano d'area per partecipare a un piano d'area Francia Cortino per lo sviluppo di qualità che sia eh, elevato al brand. e Con la comunità montana della Valle Trompia abbiamo una serie di collaborazioni sui servizi sociali e il sistema bibliotecario, che è uno dei più importanti della, della nostra provincia. Pensi ehm... che Amazon apra la prima libreria fisica? Sì. sì. C'è cioè questa notizia di oggi: Amazon aprirà proprio la. Quindi tornerà. Abri a... Abrione. Abrione. Poi... Abrione. Poi Amazon... Abbiamo collaborazione anche col Sebino, abbiamo fatto a Corte Franca un corso. Per il corretto utilizzo del defibrillatore, perché un'altra cosa che mi piace ricordare è il coinvolgimento che stiamo facendo da un anno e qualche mese del, del volontariato locale. Quindi abbiamo eh, istituito un gruppo di protezione civile che è importantissimo per la sicurezza di tutti, abbiamo eh, istituito la polisportiva perché diversi giovani hanno bisogno di. Eh, come dire partecipare alla vita del paese attivamente e credo sia molto importante già la mia squadra è formata da giovani quindi è eh, importante far, far capire attraverso il protagonismo anche la responsabilità ecco perché... <coughs> interrompo un attimo sindaco una cosa particolare che ho visto in tutti questi sindaci ma ha fatto mi in mente lei con questa parola qui dei giovani l'utilizzo positivo anche dell'arma dei social tutti questi sindaci qua tutto quello che fanno riescono a trasmettere non solo, diciamo, vado a dire cosa ho mangiato oggi e se sono andato a dormire, lì portano tutto quello che viene fatto sul territorio, lo portano a conoscenza del, del, della marea che c'è su internet. E quindi questa è una cosa molto particolare, e molto interessante, secondo me. Infatti, Le notizie positive date dai social. Sì, infatti abbiamo in cantiere questo progetto di miglioramento della, delle strutture sportive proprio perché l'associazionismo è fondamentale nei grossi comuni come nei piccoli noi attiviamo gli alpini, gli artiglieri tutti i volontari anche con la sagra delle mere si sono oggi ci mobilitati sono... tutti se ci sono oggi una giornata forze armate <ride> ma quando mi dici alpini io mi fermo quando ci sono gli alpini le cose vanno sempre bene salutiamo gli alpini certo. vice sindaco Sì, ha detto benissimo la collega di Brione eh, la parola chiave è collaborazione collega perché... di Brione che si chiama? Montini <ride> Brava Barbara, volevo vedere se. No, ho, ho visto che non eri preparata Barbara. Vanti. Va bene. E, no, e, e da questo dobbiamo eh, partire e ripartire. Non per eh, farci belli adesso e quindi parlare solo di esempi positivi, ma perché è così nella realtà dei fatti. Perché eh, già collaboravamo con e eravamo in rete con il comune di Rezzato e tanti altri comuni. Penso al sistema bibliotecario, al sistema bibliotecario Brescia Est, oppure dal punto di vista della cultura. Noi cosa abbiamo... vuol dire sistema bibliotecario? Che io posso prendere un libro sì. e se non c'è la rete me lo fa trovare lì? <coughs> lo fa trovare in a brevissimo tempo. Quindi chi ci sta ascoltando quindi, è importante sì, questa è cosa, qua, anche libri nuovi che ci sono adesso. Sì. Quindi se voglio leggermi un buon libro posso andare alla biblioteca e averlo in poco tempo. Esattamente. Usiamo in quello che c'è. Chiaramente, esatto, e, e anzi, moltissime persone, parlando proprio l'altro giorno con il bibliotecario, aumenta sempre di più, c'è sempre una maggiore richiesta. Quindi, anche come comuni, abbiamo deciso di implementare eh, questo servizio e continuare su questa scia. Sempre in ambito culturale, noi facciamo parte di Ecomuseo, l'Ecomuseo che valorizza quella che è la nostra montagna carsica. Nessuno sa questa terra di mezzo che c'è fra Brescia e il lago di Garda cosa può offrire, invece, può offrire moltissimo. Ci sono parecchi che vanno a cercare lì nei reperti con le, sulle rocce, eh, le conchiglie, esatto. le... le, le... Esatto, eh, ma sì, è eh, vero, no? Qualcuno sapeva che a Nuvolento c'era una villa romana, piuttosto che qualcuno Diciamolo. sa che in ognuno dei nostri paesi ci sono dei santuari perché eh, e quindi stiamo facendo anche marketing un percorso. Territoriale. Esatto, questo è marketing territoriale è quello che vogliamo fare collaborando e questo è assolutamente un esempio positivo e con questo voglio dare una testimonianza anche ai sindaci di eh, aggregarsi in questo tipo di servizio e eh, cercare di collaborare al massimo, lasciando da parte Sterili polemiche che non servono, servono, non fanno farina. Hai visto Barbara e il da quante cose che so, anch'io però, vedi? Eh no. Anche la parola marketing editoriale sono. È eh? sì, sì. eh, una cosa incredibile. Andiamo avanti con il sindaco. Eccoci qua. Il progetto più grande, è quello che ho detto prima, perché ovviamente. Beh, quello abbiamo sparato subito. patapam pam! Nel <ride> senso che lei ci ha ammazzato In un momento, tutti. no, si parlava di crisi, oltre la crisi. 100 persone assunte. <ride> esatto. Cani. No, no, no. Allora, oltre la crisi, e quindi. Eh, noi dovevamo dare sicurezza alle nostre famiglie, ai tanti purtroppo che non avevano il lavoro e quindi abbiamo lavorato in quella direzione. Poi ovviamente come hanno detto tutti gli altri colleghi ci diamo da fare molto nel sociale, con le associazioni, abbiamo creato un centro... Polivalente, che è una sede della nostra associazione, dove abbiamo messo gli ambulatori. A breve ci sarà un centro prelievi. Stiamo lavorando con l'ospedale di Manerbio per farlo. Se riusciamo, portiamo anche una pediatra. Dobbiamo dare dei servizi ai nostri cittadini in più. Quindi. Però, visto che tutti sono felici e contenti, io comincio con la polemica. No, finalmente. La sfida del sindaco di adesso e eh, degli amministratori di adesso è quello con la crisi che c'è, e Antonella lo sa proprio perché ha fatto dieci anni di sindaco quando c'erano i tempi d'oro. E adesso poi si è fermata perché ha fatto consigliere provinciale insieme a me e, eh, e poi è ritornata sindaco. E quindi sta notando, credo, la differenza tra eh, le diverse maniche. Ere geologiche. Esatto, prima i soldi c'erano, adesso non ce ne sono proprio più più. E eh, ovviamente lo Stato sta penalizzando tantissimo i comuni. Continuano a tagliare i trasferimenti e noi veramente non sappiamo più cosa fare. Ma... Stiamo diventando esattori, gli esattori delle tasse. Sì. Quindi il sindaco fa due cose: fa l'ufficio di collocamento e gabelliere. L'ufficio di collocamento, perché tutti i giorni noi riceviamo continuamente persone che non hanno lavoro, soprattutto per quanto riguarda il mio paese, soprattutto per le donne. Perché, ripeto, avendo queste aziende eh, metalmeccaniche, riusciamo ancora a inserire gli uomini, ma per le donne c'è veramente poco posto. E eh, la, la seconda cosa è quella di fare l'esattore delle tasse, perché purtroppo se ti tolgono, eh, ti tolgono i Entrata. trasferimenti, eh, tu devi agire in un altro modo e l'unico che ti resta è quello. Noi, Abbiamo fatto un grande sforzo e non abbiamo ancora l'addizionale IR che secondo me è la tassa più brutta perché va a colpire tutte le buste paga, non guardando indipendentemente. Esatto, dal indipendentemente. Rendito. Quella noi non l'abbiamo ancora, ma quanti sforzi dobbiamo fare per... E, e, e sto già pensando come faremo. La coperta adesso, non è corta. Esatto, eh. continuano a tagliare. Solo nel, nostro, nel, nel 2015 abbiamo avuto 90 mila euro di, di tagli che per noi sono tantissimi su un bilancio di, di, quasi du, di, di poco più di 2 milioni eppure il Presidente del Consiglio è un ex sindaco esatto, allora, esatto. un'altra cosa io credo che gli onorevoli e quelli che legiferano dovrebbero fare prima almeno dieci anni di sindaco Applauso. almeno dieci eh? anni ma non ho finito ho perso il controllo della situazione dovrebbero farlo, dovrebbero farlo in un comune piccolo perché non voglio togliere niente ai sindaci delle città perché hanno tanti problemi ma qual è la differenza di fare il sindaco in un comune piccolo e in un comune già grande per dire il piano di ritorno studio per dire una cosa lo dobbiamo digitalizzare noi perché non abbiamo neanche l'impiegato che ci, ci scrive e ci va sul computer dobbiamo far tutto noi cioè dobbiamo sopperire, mi è venuto in mente una volta il sindaco di eh, eh, Magasa, che deve avere 87 abitanti, una cosa così, casa. e dice ho due, ho due dipendenti, una in maternità, l'altra in malattia, ho aperto il comune e sono andato a fare le carte d'identità. Questo è un paradosso per far capire come noi nei paesi piccoli ci dobbiamo adoperare per non, far, per, per non fermare la macchina nel senso perché se non ci siamo noi che abbiamo il telefono e io sono sicura di parlare a nome di tutti i sindaci qua presenti acceso 24 ore al giorno se si rompe il lampione per la protezione civile, se si allaga qualcosa noi ci siamo sempre sempre 24 ore al giorno se non parte il pulmino eccetera eccetera e quindi vai a controllare la mensa perché le mamme si lamentano, vai sul pulmino perché i bambini si... noi ci siamo sempre e quindi io credo che prima di fare le leggi prima di andare in Parlamento dovrebbero amministrare un comune piccolo, dovrebbe essere proprio l'obbligo perché almeno certe stupidaggini non puoi farle, non puoi pensarle, come quelle di convenzionare i comuni, cioè già siamo ridotti all'osso e le convenzioni possono essere positive nel caso uno non abbia l'ufficio tecnico e quindi si deve appoggiare un altro. Falle certo. fare a noi le convenzioni, laddove ci mancano le competenze ce le andiamo a cercare, non imporcele perché poi sono delle fi dei finti risparmi. Ecco perché ultimamente si se è sentito anche oggi qualcuno che è uscito L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sì. da Lanci perché non si sente rappresentato. Ecco, noi non l'abbiamo ancora fatto, però stiamo aderendo come fronte comune all'associazione dei piccoli comuni perché ci sentiamo un attimo più tutelati. Perché effettivamente se io, comune virtuoso Pavone Mella, ho fatto dieci anni di vice sindaco prima, abbiamo risparmiato 700.000 euro. E adesso nel nostro av ehm, avanzo di amministrazione abbiamo 500.000 euro e vogliamo ristrutturare. Eh, no, il cimitero vogliamo ristrutturare le, scu vogliamo, vogliamo ristrutturare le scuole. Farlo. Vogliamo fare la ciclabile, non possiamo usarlo per il patto di stabilità, ma stiamo scherzando? Su questo punto no. ce ne è da, sicuramente l'applauso è giusto e sicuramente condivido appieno queste Per concludere, queste mi piacciono queste donne tematiche. Un sindaco adesso deve essere contento solo se riesce. Con, se riesce a continuare a mantenere i servizi che ha già. Poi se implementa, come ha fatto Cristina che ha preso 4 milioni, bravissima, se riesce a fare qualcosa di più, benissimo, ma già è solo il fatto di mantenere le cose come sono, in modo decoroso, le strade asfaltate, un decoro perché è sempre giusto e gradito, perché come dicevano la bellezza salverà il mondo ed è giusto che sia così, bisogna fare i salti mortali. E quindi io dico, eh, noi non chiediamo niente allo Stato, lasciateci quello che abbiamo lasciateci nostri eh, cioè un po' più di autonomia, quella di cui parlavano in tanti che poi non è mai arrivata. Non è mai arrivata perché lasciatecela, io parlo per il nord, poi non voglio entrare in polemica, ma lasciatecela ma perché siamo... noi siamo capaci di amministrare, l'abbiamo dirò... sempre dimostrato e non abbiamo bisogno veramente. Ti dirò una di... cosa molto pesante sindaco, qualsiasi piccolo comune che sia a, a, al nord più al nord di noi eh, al sud più al sud che ci sia direbbe le stesse cose che sta dicendo il sindaco se ha il buon senso del buon padre di famiglia perché sì, sì, l'amministrazione perché... è quella di amministrare una famiglia un po' più allargata esatto. con un po' più di bambini discoli dopo lo scandalo di Sanremo non esiste più il nord e il sud esistono i, i lazzaroni esistono le persone serie che lavorano per il proprio paese senza timbrare i mutande andiamo avanti con... <ride> Beh, io rappresento uno di quei comuni che la settimana scorsa hanno deliberato di uscire da Anci per cui noi ci siamo, abbiamo deciso di uscire perché la, a fronte di una quota associativa che nel nostro caso era intorno a 2.500 euro ritenevamo di non essere tutelati. Allora noi negli ultimi anni abbiamo avuto tagli e trasferimenti di quasi 2 milioni. L'ultimo anno, eh, l'altro giorno, ce ne sono stati altri 30.000 dopo gli altri 200 che avevamo già sostenuto e ovviamente arrivare a novembre ad avere... 30.000, uno dice sì, il comune non è piccolo, ma in realtà i 30.000 noi non ce li avevamo perché ormai navighiamo a vista e arrivare ad avere un bilancio comunque che sostiene, noi spendiamo tutto quello che abbiamo, ovviamente cercando di sostenere i servizi sociali che sono secondo noi il punto eh, più di bisogno e più di risposta sul territorio. Ovviamente diventa davvero difficile. Tra le altre cose devo dire che io eh, le vacche grasse non le ho mai viste, nel senso che io sono arrivata quando il mio comune era al predisesto, per cui di fatto allora, in realtà sono arrivata e io i soldi non li ho mai visti. Praticamente tranne Perché... con la Lemanembrata. No, beh, noi effettivamente siamo arrivati in una situazione di predisesto dichiarata dalla Corte dei Conti. E non abbiamo potuto fare altro che rimboccarci le maniche per cui i soldi non ci sono mai stati, per cui io il patto di stabilità in realtà non è che l'ho subito, perché i soldi non ce li avevo, per cui manco potevo spenderli. Questo è un dato. Apri il fa. cassetto, dicevo, non c'è niente. No, no, beh, in realtà no, eravamo in rosso in banca, siamo arrivati a giugno, avevamo malapena i soldi per pagare gli stipendi e le... Le rate dei mutui le abbiamo comunque pagate, abbiamo fatto piani di rientro come se fossimo un'azienda un normale. Eh beh, eh, avevamo 4 milioni fine, di eh, a debito a breve scaduti, allora ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo fatto piani di rientro senza interessi perché l'interesse in un ente locale, l'interesse so. moratorio è un danno erariale. Per cui noi abbiamo detto noi non ve li paghiamo così di danno non li facciamo e abbiamo rispettato tutti quelli che erano i nostri impegni, restituendo tutto quello che dovevamo restituire e coprendo i buchi che man mano abbiamo trovato per strada, perché è stato veramente impegnativo, per cui è stato impegnativo anche cercare di far vedere alla gente che ci impegnavamo sul territorio nonostante i soldi non li avessimo, per cui uno in questa situazione si ingegna e cerca davvero di, di inventarsi cosa poter fare, per cui ad esempio non avevamo i soldi per fare l'efficientamento, abbiamo fatto un bando. Energetico, tra l'altro, importante, in cui eh, adesso stare, stiamo cambiando quelli che sono i pali eh, nel nostro territorio, trasformandoli a LED e eh, andremo ad efficientare tutte quelle che sono le centrali termiche e presto la bolletta spune. in meno per il comune. Sì, noi abbiamo trasformato quelli che erano eh, gli gli nostro, la nostra bolletta in canone, però in realtà abbiamo risparmiato all'anno 60.000 euro e nel frattempo ci rendono invece in efficienza, per cui alla fine dei. 15 anni noi avremo tutto efficientato per un risparmio netto eh, per, il, per il comune. Non è, non è finanza creativa <ride> ma Beh, è allora, sopravvivere con quello che si ha. Sì, secondo me bisogna ormai, eh, il, i sindaci e le amministrazioni nuove devono ormai essere, comunque avere delle idee, cercare di essere promotori all'interno del proprio comune, portare efficienza, cercare di eh, portare anche innovazione, essere aperti per cui... Eh, con eh, le mie aziende stiamo valutando di poter fare un discorso di banda larga e lo stiamo cercando di fare sfruttando la rete tecnologica del comune per cui stiamo vedendo di... Quindi eh, digitalizzare il comune. Esatto. Bella questa eh, cosa perché... il, il comune. Tra le altre cose, per, proprio per uscire per far capire quanto si lavora sul territorio, allora i miei assessori sono assessori operai, nel senso che oltre a fare l'assessore lavorano in comune perché... Eh, come dicevamo prima, il danno al comune deriva anche dalle franchigie. Quando noi abbiamo c'è una buca, eh, passa, c'è il sinistro, ovviamente viene fatta la denuncia e il comune paga le franchigie. Visto che noi nel tempo queste franchigie erano onerose perché non riuscivamo a intervenire sulle strade, allora siamo stati bravi nel cercare di intervenire immediatamente non appena c'era la buca, per cui c'era l'assessore che andava a coprire la buca per cui noi avevamo, compravamo il catrame, il bitume a freddo e man mano andavamo a intervenire. Tenete conto che sono quattro anni in cui i miei assessori volontari LSU tagliano il verde 350.000 metri eh, per da quattro anni gratuitamente, per cui ho comprato eh, attrezzature. Le, le attrezzature e lo facciamo noi, facciamo anche la segnaletica orizzontale, per cui noi sono eh, 60.000 euro risparmiati e le righe le fanno dritte, perché è stato insegnato come fare <ride> le righe dritte. Devo dire che... Allora anche in, non è una cosa semplice. Chiunque le le voglia licenze. candidarsi, <ride> quantomeno, che sia esperto in giardinaggio, no, in attenzione delle strade... In tema di rischi, eh, noi abbiamo fatto, facciamo anche le potature, perché i miei assessori hanno fatto il corso di piattaforma e il corso di potature, poi si sono beccati pure anche, la denuncia... Anche in quota? In corte di conti, perché ci hanno detto che non sono state bellissime, e per cui ci hanno anche denunciato i florovivaisti. Allora, io... Voglio difendere eh, a spada tratta <ride> quelli che sono il volontariato, gli assessori e chi lavora per il comune, perché ovviamente è bellissimo far lavorare le aziende del territorio. Io devo dire che dalla, dalla predissesso sono uscita e sto pagando le aziende a 60 giorni, per cui credo a volte, in questo periodo addirittura a 30 giorni e credo di questo aiuti il territorio. Ovviamente però ci sono alcuni servizi che noi non riusciamo a far fare all'esterno e ci dobbiamo organizzare per garantire i servizi sociali che sono parte corrente. E, eh, io devo dire che affronterò con orgoglio l'eventuale denuncia che di fatto non ho ancora visto eh, presentata, o meglio ho chiesto, non, probabilmente sarà presentata in procura della Corte dei Conti. Eh, devo dire con orgoglio i nostri interventi perché dimostrano la difficoltà dei comuni e la voglia di rispondere alle esigenze. Perché io rispondo con, eh, per una questione di sicurezza se la pianta cade certo. perché è troppo alta però certo. non posso fare la potatura perché non c'è i soldi allora ci dobbiamo capire sì. o Facciamoci devo mettere in capirsi. sicurezza o faccio mm. le potature come dice, eh, sì. vedi, vedi Barbara, vedi Ilda, dice questa parola qui dice che la parola successo e sudore eh, viene prima solo nel vocabolario c'è cioè successo prima di sudore eh, quello è vero e quindi Vanno solo nel vocabolario c'è cioè, la parola sudore prima di successo. Quindi, in questo caso, qui vediamo che i sindaci la parola più usata è sudore. Odore. Sicuramente sì. Maurizio, facendo un assunto degli interventi dei Ma colleghi... ti ricordiamo un attimo, il io e lui eravamo nella vita precedente, parlo per me, dopo che facevo un'altra attività professionale come promotore finanziario. Prima eravamo due direttori che ci guardavamo dall'altra parte della strada: col fucile, col fucile. Ah, li conoscevate già. Ma era tremendo, lui eh. era tremendo, era tremendo. Maurizio, sì. non è Commerciale, allora. Allora, lui usciva mi fregava tre conti. Devo uscire io, poi il pomeriggio, per recuperarli. Sì, era una guerra così, <ride> era, era, una guerra così. così eh. era una guerra così, ma era. Era bella, leale, mi piaceva molto. È un'altra era geologica. Bevamo il caffè, sì, è vero, ci si, parlava, si, si parlava, si rispettava, e... si faceva la guerra, ma la si faceva con... sono più quei tempi. da signori. Sono finiti quei tempi? Non ci sono più quei tempi. Ritorneranno? Sì. Penso che le crisi portino poi una riscoperta dei valori. Facendo un sunto di quello che dicevano i colleghi, le colleghe e i colleghi, penso che fare il sindaco sia una passione e lo hanno dimostrato con interventi, lo hanno dimostrato con eh, la collega che e gli assessori che vanno a coprire le buche, eh. dimostr lo dimostriamo tutti con la voglia che ci mettiamo, soprattutto nei piccoli comuni, e vedo la collega che diceva, ci sentiamo abbandonati, è vero, ci sentiamo abbandonati, siamo l'ultimo pilastro, l'unico baluardo delle istituzioni. I cittadini fanno riferimento a noi per tutto, non vanno in provincia o in regione, perché sennò che non hanno una risposta. Ma ci sono ancora le province? Punto di domanda? Ci sono ancora, c'è la, la riforma del Rio che va avanti e come, diceva, e, come diceva la collega, e come diceva la collega eh, io ritengo che eh, come nel nostro lavoro io lavoro per un importante istituto bancario a livello nazionale primario, eh, si parte sempre da, dagli scalini si fa uno scalino, due, tre, quattro e anche fare l'amministratore penso che eh, bisogna fare questo percorso qua perché ci si rende conto delle esigenze che hanno i cittadini io ho fatto il consigliere per cinque anni ho la delega al bilancio e allo sport, ho fatto l'assessore e vice sindaco per altri cinque anni e da un anno e mezzo che faccio il sindaco. Quindi ho capito le dinamiche e sono riuscito ad arrivare a candidarmi con eh, un'idea di quello che mi, mi aspettava. Ma soprattutto mi sono fatto un'idea di quello che avevano bisogno i cittadini e penso che questo sia fondamentale: risolvere i loro problemi, stargli vicino, soprattutto in un momento economico del genere, con molte iniziative. Prima si parlava di iniziative positive sull'economia hanno già parlato abbastanza e hanno detto tantissime cose. Io ritengo che dal mio punto di vista nella mia eh, eh, comunità, la tua, la tua comunità si è, si è riscoperto e si porta avanti un eh, valore importante che è la solidarietà. Eh, noi Quest'anno è stata organizzata per la sedicesima volta la festa della solidarietà, dove tutta la comunità si eh, riunisce e eh, su quello che si percepisce si dà un contributo alle associazioni bisognose. Quest'anno l'abbiamo dato un contributo alla Beo che è un'associazione che eh, costruisce sale all'interno degli ospedali pediatrici per i bambini Bello. e il 50% è un'associazione che non è ancora riconosciuta, ma voglio dare un po' di eh, visibilità a questa associazione perché ci sono delle persone di più che ne sono colpite, situazione della sclerosi sistemica che è una che prende gli organi e eh, ti spegne come una candela. Finché non ci sei Quindi, dentro non, non le senti queste parole Ci tengo qua. a portare questa testimonianza perché abbiamo eh, una signora di Piubaca che ne è stata colpita e eh, quest'anno un contributo importante è andato alla sua associazione per la ricerca e per poter portare a conoscenza questa malattia. Ma diciamo una cosa positiva, la dico io, non la vuoi dire, la dico io. Ci stiamo avvicinando al Natale e a pubblica c'è per gli altri sindaci una cosa bellissima <ride> loro fanno ancora una cosa piccola ma molto carina che è il presepio vivente loro fanno una cosa molto molto carina, giusto? Sì, 20. la ventesima edizione del presepio vivente dove, le cose, me le bravissimo quest'anno c'è una novità grossa dove eh, ci sono tantissimi ragazzi a differenza degli anni precedenti che si impegnano quindi c'è voglia di fare tra i giovani? c'è voglia di fare e di rimanere Io trovo... sul territorio e non partire per bravissimo, andare a Londra bravissimo. a lavorare. È un momento difficile perché il lavoro non c'è, a volte bisogna inventarselo, però eh, come si diceva prima, penso che in un momento di crisi si eh, ritorni un po' ai valori. È necessario fare questo, questo ritorno ai valori. Una parola a Giussi, una parola a Paolo, siamo 5 minuti, 5 minuti alla fine della eh, trasmissione. Volevo solo, dire una, volevo solo dire una cosa, Dimmi. ricollegandomi al patto di stabilità, ai crediti scaduti, lo vedo dall'altra parte dal punto, di mio, dal punto di vista del mio lavoro. Eh, non pagare i, i debiti eh, mette in difficoltà le aziende. Infatti la collega ha detto, pago 30-60 giorni perché so cosa vuol dire non pagare un debito. Vuol dire mettere in difficoltà un'azienda che oggi subisce già tante vessazioni ed è in crisi con il proprio lavoro. Vuol dire far chiudere un'azienda, mettere in difficoltà, perdere posti di lavoro e perdere imprenditori. La famosa centrale rischi. Andiamo Adesso avanti, Giussi. Sì, di fronte a, tanto, a tanta virtuosità, a tanta iniziativa, mi viene da dire che assolutamente i piccoli comuni sono particolari proprio perché sono attenti al sociale, sono attenti alla qualità dei servizi, sono presenti perché molto spesso, soprattutto in questo periodo di crisi, sono il, il contatto diretto con quelle persone che hanno veramente molte difficoltà. E quindi complimenti ai nostri ospiti e un suggerimento, una provocazione, visto che è una cosa che ci riguarda, Maurizio. Il fatto che magari qualche comune come iniziativa possa eh, decidere di fare delle serate di approfondimento dal punto di vista dell'educatore finanziario. Quindi... Educazione finanziaria rivolta ai esatto, cittadini Esatto, dopo lo sportello della, delle agevolazioni anche... Magari sulle successioni, sulle, sulle, Ma quello sì. che vogliono, sul tema che vogliono... Ogni, ogni comune può focalizzarsi su un argomento che magari vede che è particolare. Se c'è un comune dove ci sono molti imprenditori... Dipende, dipende dalla, dalla richiesta. Io lancio una proposta. Brava, brava, Giussi. Paolo? Delusissimo, non hanno litigato. <ride> quindi questo mi ha distrutto. C'è il, il terzo Ma no, tempo. lo faranno nella seconda ora perché andate avanti a seguirci il caso Marino e le nuove carte del Vaticano dalle 22.45. Su resta. No, non è vero. Conduci tu, nonna, non lo sapevo. Nonna ah, non nonna va pure a dormire, è tutto finito. Tutto finito. Buonanotte. Tranquillizziamo, Marino non c'è più, il Vaticano, lasciamo stare. Diamo un altro stato, tra l'altro, un altro <ride> stato, non c'entra niente. Cosa volevi chiedermi tu? Volevo farti una domanda. No. Sono venuta a conoscenza sì? di un evento che state organizzando il 20 di novembre. Chi? Voi. Ah sì, è vero. <ride> Inerente alla psicologia fi in finanza. Volesti partecipare? Molto volentieri. Giussi, quando è che facciamo l'evento? Il 20 di novembre, presso la nostra sede a Cremona, in via Antiche Fornaci 31. Your Solution organizzerà un evento sulla finanza comportamentale, un argomento che abbiamo affrontato alla nostra prima puntata con il dottor Oliviero Castellani, siete ospiti, e mandateci la vostra adesione perché i posti sono limitati, siete La tutti psicologia limitati. e i comportamenti in finanza. Sì, assolutamente. Tutto Qualsiasi che ci, ambiente. Tutti quelli che sono gli aspetti psicologici che ci condizionano, ci guidano o ci eh, eh, ispirano nelle nostre decisioni in materia finanziaria. Devo dire che è stata una puntata molto molto ricca, il tempo è volato. Lascio le ragazze chiudere la puntata e dare l'appuntamento a mercoledì prossimo ringraziando tutti i sindaci e facendogli un bel applauso. Grazie. Grazie. Che sono venuti qua. Loro. Chiudi la trasmissione. Grazie di averci seguito, ci vediamo mercoledì prossimo alle 21.45. Ciao Adra. Ciao a a tutti.